Ragazze, buongiorno. Sì, scusate il filtro, è solo che sono proprio un mostro stamattina, quindi è meglio un filtro. E niente, vi volevo dire che a parecchi di voi sta piacendo il video. Mi state chiedendo come stanno i miei genitori, come è andata la fine, tutto quanto bene. Penso che dai telegiornali avete sentito che la gente ha sbarcato, la gente ha imbarcato. E niente, si stanno divertendo. Si stanno divertendo e sono arrivati a Savona oggi, però mi stanno dicendo che è brutto tempo, quindi non sono scesi dalla nave e niente, quindi quel che è bene, no, tutto è bene, quel che è finito bene, Dio, non mi ricordo come l'ho detto, però vabbè, avete capito. E domani invece inizierò a registrare un nuovo video. Ancora non faccio nessun video ancora e domani inizio a registrare un nuovo video che devo andare a vedere alcune case e vediamo se ho il coraggio di registrare, cioè se sto soltanto io con mio marito, ok, se no se c'è sta gente non ci riesco, lo sapete, il mio problema davanti alla gente e niente, perché domani andiamo a vedere le casucce per quelle che avevo detto che dobbiamo comprarci casa. Il problema è che stiamo girando e girando, ma dove abito io, cioè dove abitano i miei genitori perlomeno. Sono pazzi, cioè nel senso chiedono non so quanti soldi per una casa che la devi ancora tutta quanta ristrutturare, cioè vi parlo di 130-140 mila euro, ma la casa sta distrutta, che la devi tutta quanta, devi ripare i pavimenti, devi fare tutti gli impianti, cioè ragazzi è un po' troppo esagerato, quindi stiamo cercando una casa che entri e non devi rifare i pavimenti, cioè almeno gli impianti, il pavimento ancora, ma gli impianti, tubature, queste cose qui, quindi vedremo. Comunque, siccome è che sta diventando troppo lunga e tra poco si spereranno le stories, vi mando un bacio grande grande e penso che lunedì vi pubblico un altro video, o lunedì o martedì, poi vedremo. Ciao!